al microfono di Veronica Baldaccini. Alessio, buonasera. Buonasera, no, penso proprio di no. Purtroppo abbiamo perso dopo 48 partite, però l'Inter ha sfruttato le occasioni e noi purtroppo Visto che di fronte c'era proprio l'Inter, è la sconfitta più dolorosa, quindi per questo potrebbe lasciare delle cicatrici. no. No, assolutamente. Andiamo avanti, purtroppo è capitato contro l'Inter, però abbiamo giocato, abbiamo fatto la partita, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, non ci siamo riusciti e poi dal rigore in poi abbiamo sofferto un po', però comunque c'è da fare i complimenti, perché siamo comunque fieri e orgogliosi di questi ragazzi che da 48 partite non perdevano, quindi siamo contenti, dispiace soltanto per questa partita, però voltiamo pagina e andiamo avanti. A proposito di contraccolpo psicologico, Caressa ad esempio ha avuto la sensazione che gli episodi favorevoli per la Juventus abbiano in realtà avuto poi degli effetti negativi sul piano psicologico, che abbiano creato delle insicurezze, che poi ne abbiate parlato negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, che abbiano minato delle certezze che sino a quel momento la Juve aveva sempre mostrato in campionato. No, no, ma noi abbiamo sempre continuato a giocare allo stesso modo. Nei primi 10 minuti abbiamo avuto 3 occasioni da rete, due con Marchisio, poi abbiamo avuto un'altra con Vidal. Ricordo soltanto il tiro di Cassano a lato, ma nel primo tempo abbiamo fatto tanto. Ma quella che è stata definita la spensieratezza tattica dell'Inter, di cui si sta già parlando, in qualche modo vi ha creato dei problemi, l'avete un po' sottovalutata? No, assolutamente. Eravamo pronti sia che giocassero con le 3 punte sia che giocassero con le 2. Assolutamente, eravamo pronti a fare il nostro gioco, la nostra partita. Non l'abbiamo sfruttato, come ho detto prima, alcune occasioni e poi, con l'andare della partita, nel secondo tempo siamo entrati un po' in difficoltà. Ilaria. Ecco, noi abbiamo detto, Alessio, che dopo il gol, subito dopo, nonostante le occasioni venissero create in maniera offensiva molto di più dalla Juventus che dall'Inter, però la Juventus non facesse la Juve, non stesse facendo la Juve. Cioè, era molto più indietro del solito, lasciava più possesso palla agli avversari, era meno propositiva. È vero? L'avete notato? Oppure si guarda più al fatto che costruisse meno l'Inter lì davanti al primo tempo? Ha costruito poco l'Inter il primo tempo. Ma la Juve giocava sempre allo No, stesso ma modo? noi, è chiaro, se una delle 2 occasioni che ha avuto Claudio Marchisio, Marchisio. saremmo qui a parlare di un'altra partita, insomma. Però sicuramente l'Inter è venuta fuori questi episodi nel secondo tempo, sarà sicuramente lotterà fino alla fine per lo scudetto. Però andiamo avanti, accettiamo questa sconfitta, ma non facciamo assolutamente drammi. Beh, no, non mi sembra proprio il caso. Io sono d'accordo che avete creato tantissimo nel primo tempo, però sono d'accordo anche con l'aria che non fosse stata la Juventus vera, quella che solita vediamo dominare, tenere la palla, avere ritmo e Ci aggressività. avete abituato male, Alessio, questo. Avere ritmo e aggressività Sì. diverse Ma noi anche. giochiamo ogni 3 giorni, è chiaro che, però ripeto, la partita l'abbiamo fatta. E in altre occasioni abbiamo fatto 2 o 3 gol subito, invece questa sera no. E poi avevamo di fronte comunque un'ottima squadra, Stavo una buona squadra arrivando. come l'Inter. Stavo arrivando che è merito sicuramente anche dell'Inter, però sulla costruzione di gioco, quando Pirlo così viene ingabbiato, come si suol dire, dove avete dovuto fare meglio secondo lei? Dove avete sbagliato per non poter ripartire bene? Perché troppi passaggi sbagliati Ah, nella ecco, ripartenza, soprattutto nel secondo io tempo. sì, hai ragione. Se devo fare un appunto, abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, intercettati, e loro sono ripartiti e ci hanno messo diverse volte in difficoltà. Secondo me, sì, ciao Angelo, secondo Ciao. me questa sconfitta è un piccolo test, una squadra che non aveva mai perso, ma anche un'opportunità per crescere, perché da come si reagisce alle sconfitte che si vede lo spessore di una squadra. Io
questa squadra si sgonfi non ci credo, quindi sto troppo soldi. Volevo aggiungere una cosa ai passaggi sbagliati. Io sai, ho fatto la punta, d'accordo alla costruzione della manovra in uscita, però anche le punte, quando la palla arriva lì davanti, troppo spesso la perdono con troppa semplicità. Io lì veramente cercherei di insistere, perché un attaccante della Juve secondo me deve essere in grado di tenere la palla, far salire la squadra, insomma fare tutto quello che da un attaccante ci si aspetta. Sì, hai fatto un'ottima analisi. No, è chiaro che queste cose poi le valuteremo da domani. Ma vedremo sicuramente il video della partita e cercheremo di fare le giuste correzioni. È chiaro che gli attaccanti il primo tempo hanno avuto diverse volte l'opportunità di giocare anche tra di loro e a volte sono stati precipitosi. Però ripeto, comunque al di là di questo la squadra ha fatto la partita e dovevamo cercare il secondo gol e non ci siamo riusciti e poi è venuta fuori l'Inter. Alessio, le voglio chiedere una cosa: come sta Vucinic in vista della partita di Coppa? Insomma, avete un'altra partita dentro fuori, mi lasci dire, perché c'è un risultato per non insomma. Sì. Insomma, siamo già proiettati e per fortuna arriva subito questa partita, una partita molto importante per noi. Vogliamo andare avanti e dobbiamo assolutamente vincere. Vucinic ha preso un calcio al polpaccio, si è indurito e purtroppo è dovuto uscire a fine. No, nel senso che in vista della partita recupererà una botta? Non lo so, vedremo domani. Speriamo. Sì, perché insomma si accendono delle luci diverse là davanti quando c'è Vucinic, questo ce lo siamo detti dall'inizio, insomma, un giocatore di classe estrema. Alessio, io la vedo abbattuta. Ilaria, c'è Marotta anche che è pronto a intervenire, vi dico. Insomma, ricordiamocelo questo, siete primi in classifici. Ah no, dispiace per la partita, ma noi siamo orgogliosi, come ho detto prima, di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e quello che stanno facendo. Un ringraziamento anche ai nostri tifosi che li hanno incitati fino alla fine. Bellissimo. E quindi credo che non ci saranno assolutamente contraccolpi. Va bene, Alessio, grazie. C'è Marotta ai nostri microfoni, lo ringraziamo. Sta arrivando.